Giovedì 12 ottobre, speriamo di non sbagliare, vediamo quali sono i temi della giornata. Intanto quello fondamentale riguarda la legge elettorale. Ieri ci sono stati i primi due voti di fiducia sui primi due articoli della legge elettorale. Oggi ci sarà un terzo voto di fiducia sulla legge elettorale, secondo quanto tutti quanti i giornali ricordano, ma ci sarà poi anche il voto finale che non sarà un voto di fiducia. E allora qui c'è la prima considerazione che faccio ai giornali che continuano a titolare fascistellum, penso al Fatto Quotidiano, perché il governo avrebbe messo la fiducia. Oggi, leggendo tutti quanti i pezzi, si leggono alcune considerazioni che vi dovrebbero fare un po' ragionare, non ragionare e non essere, non so, come la piazza di Di Battista o come il Fatto di Travaglio, che sono esattamente la stessa cosa. Cioè, il Fatto dice una cosa e la piazza di Di Battista la segue senza capire bene di che cosa stanno parlando. Allora, intanto la prima questione è che sulla legge elettorale c'è la fiducia su tre articoli. Se vi fa schifo, cari parlamentari, questa legge elettorale, vi considerate diciamo fascistizzati, avete due possibilità. La prima è votare contro la fiducia del governo, che si può sempre fare perché non c'è qualcuno che vi obbliga a votare la fiducia di un governo che peraltro cadrà fra 4 mesi. Ma diciamo pure che voi non avete coraggio, cari deputati, di votare contro la fiducia del governo perché non vi piace la legge elettorale. Potete votare oggi col voto segreto contro la legge elettorale. Cioè, avete capito? I giornali non ve la spiegano bene, ma oggi i parlamentari non hanno il voto segreto sull'approvazione completa della legge elettorale, la possono far fuori la legge elettorale. E allora di che stiamo parlando? Ancora, oggi si legge negli articoli, soprattutto quello del Corriere della Sera, che mi sembra che abbia tutti i dettagli della vicenda. Sul Corriere della Sera si capisce un'altra cosa fondamentale: il regolamento della Camera, che non è fatto da Mussolini, ma è fatto semmai da Nilde Iotti, il regolamento della Camera prevede la fiducia sulla legge, anche sulle questioni che riguardano la legge elettorale. Quindi ci può dire, come oggi, chi è che lo scrive? Non mi ricordo chi lo scrive, forse Cassese lo scrive, che può essere una cosa inopportuna dal punto di vista politico, ma certamente non antidemocratica. Un'altra annotazione, lo fa Campi, scusatemi, sul Messaggero. Un'altra annotazione, secondo me, molto interessante, che fa oggi Sallusti sul giornale, se la prende giustamente con Di Battista e Di Maio. Dice: continuano a dire del Movimento 5 Stelle che con questa legge elettorale saranno i capi partito che decideranno chi sono i propri eletti e i propri deputati. Allora si ferma un attimo Sallusti, cosa che dovremmo fare tutti quanti noi a ragionare, e dice: scusatemi, ma Di Maio e Di Battista chi li ha decisi a farli diventare leader del Movimento 5 Stelle, cioè del primo o del secondo partito italiano? Chi li ha candidati? Come sono arrivati fino a là, se non attraverso un partito verticistico simile a quello di Berlusconi, aggiungiamo noi, che parte da Grillo e Casaleggio e discenda degli sconosciuti che sono stati unti dal Signore? Ma c'hanno veramente la faccia come il culo. Ma come si fa a dire che in questo modo non si sceglieranno i propri e gli elettori non potranno scegliere i propri candidati? Esattamente come vale per la classe dirigente del Movimento 5 Stelle. Alcuni sono stati bravi, alcuni meno, e alcuni sono emersi come Di Battista e Di Maio, e altri invece sono scomparsi nelle nebbie della politica romana. Renzi viene considerato dal Fatto Quotidiano il teppistello di Rignano. Allora, io voglio dire, ne dico di tutti i colori, ma certo che se io scrivessi di qualcuno il teppistello, non so, di Rignano, di Roma, eccetera, non vedo perché non, cioè, rischierei qualche querela, mentre invece Travaglio può scrivere di tutti tutto quello che vuole. Ve lo dico perché a me ce l'ho là, che ancora mi rimane come possiamo dire, nell'impianto, quando mi ricordo che diceva che io sguazzavo nella merda. Per quanto riguarda la legge elettorale, direi che siamo su questo. Divertente il colpo di scena brasiliano per chi pensa che Battisti debba stare in carcere, perché il presidente brasiliano avrebbe revocato l'asilo e la residenza in Brasile di Battisti. In quel caso, allora potrebbe essere espatriato in Italia. Molto divertente oggi il pezzo di Giuliano Ferrara sul Foglio riguardo al nuovo premio Nobel per l'economia, il comportamentista. È un pezzo sofisticato, racconta la sua vita personale, racconta che è andato da uno psicologo comportamentista perché lui è bello ciccione, il psicologo per comportamentista gli ha chiesto 500 € di fattura, dollari di fattura, ma la cosa principale gli ha fatto registrare su un piccolo registratore,
I am Giuliano Ferrara and I don't like pasta, pizza, spaghetti, bistecca. Insomma, gli aveva fatto fare una specie di registrazione su un registratore che lui doveva sentire 5 volte al giorno perché in maniera tale che si convincesse che non gli piacevano la pizza, gli spaghetti e altre cose che erano le cose che invece lui amava di più. Ha preso la cassetta, l'ha buttata nel cestino e ha pagato i $500 a suo tempo in America. Cosa c'entra questo col premio Nobel? Dice, ragazzi, attenzione a questi premi Nobel che scoprono l'acqua calda e che ci dicono che i comportamenti degli uomini sono fondamentali. Lo sappiamo bene, ma è difficile indirizzarli come vorrebbe il nuovo premio Nobel Thaler, che ha fatto del nudge, cioè del pungolo, la questione fondamentale dell'economia comportamentista. Vabbè, insomma, è lo stesso principio per cui ti dicono ti vendono le sigarette, però ti scrivono nuoce gravemente alla salute. Attraverso questo nudge, attraverso questo pungolo, si tende a influenzare il comportamento degli uomini. Va bene, caso Weinstein è quello che più mi appassiona in queste ore, ne abbiamo parlato ieri sera a Matrix, due pezzi vi segnalo oggi, quello dell'Achirico che dice, guardate ragazze, che la possibilità ce l'avevate, attrici, quella di dire no, grazie, l'Achirico scrive sul giornale, e la seconda invece versione, scritta da una femminista doc come Maria Latella, in questo caso sul Messaggero, che dice, beh, insomma, perché ci avete messo 20 anni a denunciare questo maiale? Perché la politica che conosceva bene adesso si accorge che questo era un orco? Gli Obama, gli attori, la Clinton, visto che era molto noto il suo comportamento evidentemente. E riguardo alle attrici, la Latella, non una pericolosa estremista di destra, sostiene. Quelle ragazze forse volevano quella parte un po' troppo, aggiungiamo noi. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento domani, sempre con la zuppa di porro. Ciao!